Oggi si parla tantissimo di medicina narrativa, ma ci sono dei casi in cui la medicina narrativa si trasforma addirittura in arte. Questo è il caso che hai affrontato tu con il tuo libro. Sì, racconto, io ho una patologia, si chiama sindrome di Ehlers-Danlos, per cui sono molto fragile. Ispirata all'arte del kintsugi, è un'antica arte giapponese in cui le porcellane rotte vengono riparate con l'oro. Io ho scelto di ripercorrere il mio corpo con l'oro, la mia storia, cioè rendere quelle crepe uniche e preziose, come quell'oggetto che ora, dorato, diventa meraviglioso con le sue imperfezioni. Nel libro perciò io ripercorro la mia storia, le mie difficoltà nel convivere con dei momenti molto duri, con una patologia che non ha una cura, spesso non è riconosciuta, è legata alla lassità dei tessuti interni e esterni, mi faccio male più facilmente, ma mi lusso facilmente. Ad altre persone succede che magari gli si lussano anche le anche, le caviglie, non sanno rimanere in piedi, perciò ci sono tante tipologie diverse. E io in questo ho voluto cercare di rappresentarlo artisticamente perché secondo me se io ti emoziono con una storia, magari tu ti ricorderai questo nome difficile che è Ehlers-Danlos. Perciò io cerco di emozionarti sia per raccontarmi, perché anche nel raccontare la mia storia io ho capito tante cose, come se avessi preso i tasselli della mia storia e anche su quelli ci ho scelto di capirli, di accettarli, di amarli. Nella performance io mi oro, sempre ispirata al kintsugi, realmente come una regina antica, io ripercorro le mie cicatrici con la foglia d'oro e chiedo alle persone di segnare il loro dolore su una carta che gli consegno all'inizio e quasi come un atto psicomagico io chiedo poi alle persone di consegnarmi il loro dolore in cambio dell'oro. Questo è il mio desiderio.